Ciao a tutti, io sono Carlo e se è la prima volta che passate qui sul mio canale, vi invito ad iscrivervi cliccando qui sotto ed attivando la campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Vi mostrerò con le mie ricette che non serve uno chef per portare amore in cucina. Oggi preparerò con voi, per la gioia di grandi e piccini, dei deliziosi burger di patate al forno. Una vera bontà. Facciamoli insieme! Per prima cosa bisogna far bollire le patate per 35-40 minuti a seconda della grandezza. Io l'ho già fatto perché mi erano rimaste da un'altra preparazione, quindi utilizzerò quelle. Le ho fatte già raffreddare un po' e adesso le schiaccio con la forchetta. Una volta schiacciate le patate, mettiamo il sale, il pepe, il parmigiano reggiano grattugiato, il prezzemolo e mescoliamo tutto. Se vi rendete conto che il composto è troppo molle, allora potete mettere un po' di pan grattato. In caso contrario, cioè se è troppo duro, aggiungete un goccino d'acqua o un po' di olio extravergine di oliva. Eccoci qui. Una volta ottenuto un composto abbastanza denso, ne stacchiamo un pezzo. Facciamo una palla come se volessimo fare una polpetta, la schiacciamo un po' con le mani, poi la mettiamo qui, vedete, ho messo della carta forno per non farla attaccare, con un bicchiere o un coppa pasta prendiamo la forma, ecco qui. Il composto restante lo rimettiamo a posto ed ecco pronto il primo burger di patate che appoggiamo momentaneamente su dell'altra carta forno. Una volta preparati i burger, sempre con il bicchiere, tagliamo il prosciutto cotto, poi mettiamo del formaggio a fette oppure quello che avete in casa, come sto facendo io, chiudiamo il nostro burger lavorando un po' sui bordi per chiuderli e teniamo qui da parte e andiamo avanti. Una volta fatti tutti, con questo qui che è rimasto faccio un piccolo croquet. Ecco qui, piccolo ma non troppo, è carino. Adesso preparo un piatto con del pan grattato. Ho rotto due uova in questa ciotolina, metto un po' di sale, le sbatto, prendo la leccarda che come vedete ho foderato con della carta forno, metto un po' d'olio, pennello con un pennellino da cucina. Ho già acceso il forno a 200 gradi in modalità statica. Ora metto qui da parte e procedo in questa maniera. Uova, pan grattato. Quanto meno li toccate meglio è, e appoggiamo sulla carta forno
quella che abbiamo appena avuto. Eccoci qui, per ultimo facciamo il croquet ed andiamo ad infornare per 15 minuti in forno statico già bello caldo a 200 gradi. Dopo 15 minuti, senza girare questi meravigliosi burger, li mettiamo per 2-3 minuti sotto il grill. A tra poco! Ed eccoli qui, guardate che belli! Ora li faccio raffreddare un po', poi li impiatto e ne assaggio uno con voi. Assaggio con voi. Mamma mia! Che bontà! Fate questi deliziosi burger, a Napoli li chiamerebbero mini gatto o gattoncini di patate, e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito!